prossimo presenteremo l'ultimo numero dei Nuovi Studi Fanesi, che è sostanzialmente una monografia dedicata a Cesare Rossi. Questo in particolare ci consente di mettere insieme due aspetti che coincidono tutti con la stessa data, 19 novembre. Nel 1720 l'abate Federici fece testamento lasciando la sua biblioteca alla comunità fanese. Il 19 novembre del 1828 nacque Cesare Rossi. Abbiamo colto questa occasione per cui per tornare a distanza di qualche tempo su questa figura molto importante del panorama teatrale, non solo locale ma nazionale e per certi versi anche internazionale, approfondendo uno dei suoi documenti principali, che è il manoscritto di Amleto, che fa parte del fondo Cesare Rossi, appunto, depositato integralmente presso la nostra biblioteca e che costituisce, insieme ad altri tre documenti, che anch'essi manoscritti, tutti dello stesso periodo, seconda metà dell'Ottocento, opere shakespeariane che poi hanno avuto una parte di traduzione anche in spettacoli teatrali. Infatti Amleto fu rappresentato nel 1878 per la prima volta a Torino, purtroppo non ebbe grandissimo successo, tanto che dopo 4-5 repliche lo spettacolo venne interrotto. Venne però ripreso a distanza di 10 anni dal maestro Zacconi a Vicenza con qualche piccola revisione che invece ne consentì un diverso successo di pubblico. Tutto questo studio è stato curato dalla professoressa Sandra Pietrini dell'Università di Trento, docente di storia del teatro dello spettacolo, che ha intercettato questi documenti attraverso studi fatti su Nora Duse e ha colto subito la ricchezza e la complessità di questo fondo, per cui da questo è nato una serie di studi, di valutazioni, tanto che hanno portato sostanzialmente a un numero monografico proprio dedicato a Cesare Rossi. Vorremmo poi ricordare anche una nota biografica presentata da Angela Frattolillo e uno studio di linguistica su proprio quel periodo storico particolare della professoressa Stefanelli dell'Università Normale di Pisa. E chiaramente abbiamo poi riprodotto in anastatica il copione integrale con una trascrizione per agevolare la lettura magari a chi non è particolarmente abituato a utilizzare questo tipo di documento. Yeah.